poema epico-cavalleresco è forse il genere che meglio lega la letteratura francese a quella italiana. In questo video ti spiegheremo la sua storia e le sue caratteristiche. Prende le mosse dalla chanson de geste, che nasce nella Francia dei Capetingi come mezzo per celebrare e definire i valori aristocratici della lealtà al sovrano, dell'onore e della difesa della fede e della patria. L'esempio più celebre del genere è la chanson de Roland, che alla fine del XII secolo celebra la caduta di un cavaliere di Carlo Magno in un assedio saraceno. Questo tipo di narrazioni giunge dalla Francia attraverso la mediazione del Veneto e si diffonde in Toscana a partire dal 300. È così che arriva nell'Italia del 500, dove la vita di corte inizia ad assumere sempre maggiore importanza. Il poema epico-cavalleresco in epoca rinascimentale assume una forma metrica, quella dell'ottava, formata da 8 versi endecasillabi, e sviluppa 3 caratteristiche particolari. Innanzitutto è destinato ad un ambiente di corte. La fede non è più un valore assoluto come era avvenuto nel Medioevo, ma lo diventa la virtù. Il testo è scritto, ma destinato alla lettura. Vediamo ora quali sono le principali opere che rientrano nel genere del poema epico-cavalleresco. La prima è Il Morgante di Luigi Pulci. È un testo che presenta tratti comici e satirici, e anche se riprende il tema della lotta tra Franchi e Saraceni, sovverte le caratteristiche dei personaggi del genere. I valori della cavalleria vengono sbeffeggiati e i protagonisti rappresentati come briganti di strada. La seconda opera sicuramente la conosci. È L'Orlando innamorato del Boiardo. È composto da 2 libri in 60 canti scritti in ottave, più un terzo libro che si ferma al 9° canto, restando così incompiuto. L'elemento eroico del ciclo carolingio viene contaminato da quello magico avventuroso e da quello amoroso del ciclo bretone. Orlando, per la prima volta, non viene dipinto come un eroe senza macchie e senza paura, ma come un uomo che mostra le sue debolezze, si innamora, impazzisce, rinsavisce. Insomma, non è un personaggio idealizzato, tutt'altro. L'Orlando furioso di Ludovico Ariosto è forse l'emblema del genere. Composto da 46 canti in ottave, ironizza sulle debolezze, sulle illusioni e sulle utopie umane. Inoltre, opera la definitiva fusione di alcuni temi: guerra, amore, avventura, elemento fantastico, religione e encomio. La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso è l'ultima opera di cui vogliamo parlarti. Anche questa, come l'Orlando innamorato e l'Orlando furioso, è nata alla corte degli Estensi di Ferrara. Il testo è composto da 20 canti in ottave e narra la conquista del Santo Sepolcro alla fine della Prima Crociata. Qui non ci sono elementi di intrattenimento perché lo scopo principale di Tasso è quello di esaltare i valori della Controriforma cattolica. Questi sono i punti fondamentali che riguardano il poema epico-cavalleresco. Se vuoi approfondire, vieni a trovarci su studenti.it.